Noi abbiamo detto da subito no a questa riforma costituzionale, lo abbiamo fatto innanzitutto in Parlamento, quindi questa riforma costituzionale non è passata con il voto della Lega e di noi con Salvini. In tal senso io sono convinta che la battaglia referendaria sia una battaglia molto importante, che deve essere una battaglia di grande partecipazione popolare, per questo la sottoscritta ha costituito un comitato fuori dal mio partito, quindi un comitato assolutamente trasversale, Liberi e Sovrani con un no, per provare ad intercettare, a spiegare ai cittadini, senza diciamo, il monito di un simbolo di partito dietro, per poter appunto poter coinvolgere più persone possibili, ed è necessario farlo perché la riforma va spiegata in tutti i suoi punti, perché ahimè il titolo della riforma e i contenuti della riforma non sempre, ahimè, convergono, perché se è vero che si riduce il numero dei senatori, non è vero che si riduce il Senato. Come, e se Renzi pensa che il Senato sia inutile, faceva meglio a ridurlo, ad eliminarlo. Dice che si riducono i costi della politica, noi diciamo sì, li riduci, ma non come dici tu, cioè di 500 milioni, ma solo di 50. Quanta è la spesa per mantenersi l'aereo presidenziale? Quindi bastava eliminare l'aereo presidenziale eventualmente per arrivare a quella stessa cifra.